Buongiorno, buongiorno a tutti ed eccoci ad un nuovo appuntamento video in avvicinamento alla convention della lavorazione della lamiera che si terrà il 17 maggio prossimo al Chilometro Rosso. Un evento sicuramente importante che appunto è in avvicinamento all'evento del 2025 della Fiera Lamiera. E come evento è patrocinato da UCIMU e da Fondazione UCIMU. E proprio oggi siamo con il direttore generale di UCIMU Sistemi per Produrre, il dottor Alfredo Mariotti, per affrontare alcuni argomenti che riguardano il settore, la lamiera e questo appuntamento importante che si terrà nel maggio prossimo. Buongiorno, dottor Mariotti, e grazie per la sua disponibilità. Buongiorno, dottor Zibetti. Bene, cominciamo subito parlando dei costruttori italiani. Noi sappiamo che il mondo della lavorazione della lamiera ha un ruolo importante per quanto riguarda i costruttori italiani. Ecco, volevo sapere da lei quali sono gli elementi un po' che lo caratterizzano, qual è il ruolo dei costruttori italiani di lavorazione, dei costruttori di macchine utensili di lavorazione della lamiera italiani non solo in Italia, ma a livello internazionale. Allora, l'Italia, nel campo della macchina utensile in generale, mostra delle performance eccellenti, in particolare negli ultimi anni. Se poi andiamo al comparto della deformazione, sono quelle che sono state le più avanzate come performance. Se andiamo a vedere quanto scrive il centro studi, quanto ha analizzato il centro studi UCIMO nel 22, l'industria italiana costruttrice di macchine utensili si è confermata a livello mondiale, sia per la produzione che per l'export, al secondo posto. Davanti all'Italia c'è solo la Cina che fa i grandissimi numeri. Poi tutti gli altri arrivano dopo, compresa la Germania, e questo qui è un caso emblematico, un caso particolare per far vedere quanto è diventata la forza del settore italiano della macchina utensile lavorante a deformazione, perché se andiamo ad aggiungere adesso le tecnologie non convenzionali, oltretutto c'è una crescita di quasi il 10% rispetto a quello che era stato prodotto nel 2021. Per cui, grazie anche a questo incremento, l'export italiano di comparto è tornato a livello veramente soddisfacente, cioè i livelli ha toccato quasi i livelli del 2018, che erano i livelli record da quando esiste il mondo della macchina utensile in Italia. Bene, in questo contesto, chiaramente così importante, occupa un ruolo importante anche la Fiera Lamiera, la Biennale della Lamiera che si svolgerà nel 2025. Ecco, il ruolo di questa fiera non solo a livello italiano, ma anche a livello estero, qual è e che posizionamento ha in questo momento? Beh, intanto dobbiamo dire una cosa, che nel panorama fieristico italiano Lamiera è l'unico appuntamento dedicato esclusivamente alle macchine per il taglio, la lavorazione e la deformazione di una lamiera. Fra l'altro, lo spostamento che abbiamo fatto da Bologna a Milano l'ha fatta diventare molto più importante. Ha avuto un grandissimo incremento nella sua attrattività, sia a livello italiano che a livello internazionale. Se poi teniamo conto che l'Italia è, dopo la Cina e gli Stati Uniti, il maggior paese consumatore, e qui sottolineo anche qui, prima della Germania, vediamo quanto sia importante avere una fiera che esclusivamente è dedicata a questo comparto proprio nel nostro paese. Anzi, ci meravigliamo sotto certi aspetti che spesso, da un punto di vista della risposta degli espositori, sia inferiore alla risposta degli espositori verso le fiere tedesche, quando il consumo maggiore in Europa è veramente in Italia. Bene, allora, visto che manca ancora praticamente un anno, poco più di un anno a questo appuntamento, ma ci può fare delle anticipazioni su quali saranno, diciamo, le novità e le principali iniziative, diciamo, di Lamiera 2025? Allora, per prima cosa, intanto non è che posso dare i dettagli di quanto faremo di particolare. Comunque, alla Lamiera, intanto teniamo conto che accanto a quella che è un'offerta che potremmo definire esaustiva, no, da parte delle tecnologie, con le tecnologie che vengono messe in mostra, ci saranno tutta una serie di progetti collaterali. Progetti collaterali che riguarderanno, per prima cosa, verrà ripetuta la mia lamiera, cioè quell'arena nella quale ogni espositore può andare a far sapere le motivazioni che l'hanno spinto a partecipare alla Miera, perché ha ritenuto che la Miera fosse il momento di presentare sul mercato quello che era il frutto di tutta la sua attività di marketing, cioè il prodotto.
e far sapere quali sono le peculiarità anche della propria azienda, del proprio processo produttivo, del proprio prodotto. E questo qui verrà permesso a tutti gli espositori, come nella realtà si è fatto nelle ultime edizioni e che si sta sempre più accrescendo come volontà di partecipare, perché hanno capito che è un momento fondamentale, oltre alla partecipazione. Poi ci sarà un grande impegno nel campo dell'education, perché ancora una volta il nostro impegno verso i giovani e la scuola è fondamentale, perché dobbiamo preparare le persone che nei prossimi anni entreranno nel settore, nel comparto, che lo faranno continuare, anzi lo faranno ancora evolvere. E poi ci saranno tutta una serie di delegazioni straniere che verranno in visita alla manifestazione. Queste sono un po' le principali attività, e poi ce ne sono delle altre che però faremo sorpresa al momento esatto. Benissimo. Appunto, come dicevamo all'inizio, a un anno di distanza ci sarà questo evento di avvicinamento, questo avvicinamento, questa convention della Lamiera, che affronterà attraverso degli esperti una serie di argomenti importanti per quanto riguarda il settore. Ci sarà anche un momento di confronto tra gli utilizzatori, i costruttori e i grandi utilizzatori. Che saranno presenti all'evento in una tavola rotonda. Bene, eventi di questo genere, quale contributo possono dare sia dal punto di vista informativo sia dal punto di vista culturale al settore? Beh, una parte di quello che andranno a creare, l'ha già detto lei nel fare la domanda, cioè creare un percorso di eventi di avvicinamento è sicuramente importante, perché va a colpire e risponde a quello che si vuole come volontà di relazione, di visibilità, soprattutto di aggregazione. Per cui l'obiettivo di questi incontri non è solo quello di presentare tematiche, argomenti che riguardano la manifestazione, ma anche creare dei momenti di condivisione, di confronto, di unione fra gli operatori, in vista proprio dell'appuntamento del maggio 2025. Nello specifico, per esempio, la convention della Lamiera, che è organizzata da Tecnolamiera Tecnologie Meccaniche, no? Che sono proprietà di Deep Information, con la quale collaboriamo non dico da secoli, ma da tantissimi anni. Questo incontro si terrà proprio a un anno di distanza dalla fiera, cioè quasi. Partirà con quell'incontro una specie di countdown che ci porta alla manifestazione, cioè farà da apripista. Per cui questo appuntamento del 17 maggio lo riteniamo un momento fondamentale per quanto riguarda la promozione e la sollecitazione ad essere presenti come espositori, come visitatori alla Miera 2025, che ricordo si terrà dal 6 al 9 maggio a Milano. Grazie mille, dottor Mariotti. Penso che una serie di indicazioni anche importanti per chi dovrà partecipare sia alla convention che alla Fiera Lamiera del 2025 e una testimonianza ancora molto forte quanto il settore della macchina utensile italiano e in questo particolare caso quello della deformazione sia fondamentale per il paese e per la nostra economia. Ci Grazie. vediamo il 17 maggio al chilometro del Corso Bergamo e poi Perfetto. tutti alla Miera, nei padiglioni di Lamiera, dal 6 al 9 maggio del 25. Perfetto. Grazie, Grazie arrivederci. mille, buona giornata.